Ragazze, ribenvenute in un altro video. Ve ne sto girando vari consecutivi visto che sto bene perché non si sa qui come vanno le cose, quindi meglio approfittare, anche se il tempo non è top, però un po' si vede, mi pare, e quindi approfittiamone. Questo è il secondo video degli acquisti per la baby, come la chiamo io, perché ancora non ha un nome, infatti molti me lo chiedono, ma noi ancora non abbiamo scelto il nome. Ed è una cosa molto ardua, cioè, perché a mio marito piacciono dei nomi, a me ne piacciono altri, quindi dobbiamo trovare un incastro. E niente, ragazzi, ho preso delle cose dal sito di Chiabi e delle cose me le ha prese Alessia via WhatsApp da Primark da H&M. Sembra sì. Vabbè, poi mentre vediamo le cose, se mi viene in mente qualcos'altro, ve lo dico. Allora, sto cercando di comprare le cose in qualche modo che mi serviranno. Ho cercato di farmi una lista per rendermi conto perché sono veramente un po' spaesata. E soprattutto, vabbè, i body ovviamente servono tanto perché comunque poi nascerà in estate e a luglio. Quindi ovviamente all'inizio la bambina, cioè in casa se c'è caldo non la tiene col body, non è che sta lì a vestirla di chissà cosa, chissà quanto. Però ci servono anche delle cose per l'ospedale o se usciamo tipo ad andare dal pediatra, roba del genere. E poi vabbè tutti gli accessori per lavarla e per tutte le varie cose, insomma, varie eventuali. Quindi io ho preso da Chiabi. L'altra volta ho fatto un ordine e vi ho messo anche una foto su Instagram. Ho preso delle cose, diciamo, tra virgolette basiche. Spero di ricordarmi i prezzi, ma non credo. Comunque, ho preso questo accappatoino. Ah, ci sono scritti in alcune cose. Questo accappatoio, cioè tipo le tovaglie quelle lì col triangolino, che ha anche, credo, dovrebbe avere, mi è caduto un pezzo, c'è anche un, non so, un guanto, ma non so a che serve per la bambina. E è fatto così con il gattino degli Aristogatti, Marie. Ed è rosa con la parte del cosino bianco con le stelline rosa e questo veniva a 15 euro, mi ricordavo meno, comunque 15 euro, vabbè. E sempre da Chiabi ho fatto un ordine non grosso perché non avevo idea di come erano le cose in quanto a qualità, misure, eccetera, quindi ho detto non fare danni, prendi poche cose. Ho preso i panni in mussola, questi venivano 19 euro, però ce ne sono 4. Ho visto che nei negozi proprio tipo Ideal Bimbo, questi qua costano ancora di più. Allora, ce ne sono 4 e come vedete le fantasie sono tipo col bianco e grigio. E questi qua li userò magari per tenerle in braccio, per metterglielo sotto anche all'ovetto, perché se fa caldo magari si suda, eccetera. Quindi questi. E poi mi sono persa, dove sono le altre cose? Sempre di Chiabi. Allora, ho preso un pacco di questi qua, sono body, 100% cotone, ce ne sono 4 dentro la confezione. Misura un mese, aspettate, mi devo un attimo raccapezzare, eccole qua, e sono così, quelli incrociati, sono con questa pantaglia, questo è bianco con tipo i baffetti, il musetto del gattino, e loro dicono 52-55 cm, 4 kg, però ho notato che vestono piccolini, tipo rispetto a H&M eccetera. Il cotone è molto sottile e anche molto morbido. Uno è fatto così, uno è fatto bianco con il gattino così, poi uno è rosa con i pois bianchi che non so se si vedono. Ho preso questi incrociati perché mi dicono che sono molto comodi e uno è rosa tutto praticamente. E ho preso questi qui perché mi dicono tutti che sono molto comodi quando i bambini sono soprattutto molto piccoli e quindi questi ora vedremo quali, ma penso che tipo un paio di questi me li porterò in ospedale perché sono tra i più piccoli. Questi insieme a quelli di prenatal. Poi, e quelli mi sembra venissero, c'è scritto il prezzo per favore, 12 euro 4 body.
poi ho preso delle bavette perché non ne avevo ancora comprate, però per il momento ho preso quelle lì, insomma, un po' più per uscire. Non ho preso la bavetta, quella tipo di plastica, queste cose qui, perché insomma, poi vedremo man mano quello che mi servirà. E ho preso due set. Venivano 7 euro e 9 euro. Allora, questo qui che è della Disney, fatto, ce ne sono tre, fatto così, questo con la scritta, questo tutto rosa e questo con il coniglietto della Disney, quello di Bambi dovrebbe essere, sì. E ovviamente questi qua tutto da lavare, sempre. E un altro, questo qui, questi me li porto in ospedale perché è stupendo, perché questo è con scritto Princess Forever. Scritto chiarissimo, ma si vede. L'altro è tutto rosa a pois, abbinato a quel body lì, e un altro è a righe bianche e rosa. Bavette, ragazzi, niente di chissà che. E poi andiamo alle cose che ha preso. Mi ha preso Alessia per via WhatsApp. Allora, per quanto riguarda tipo accappatoi, eccetera, anche tipo amici, parenti mi dicono comunque al minimo te ne serviranno due, perché ovviamente magari uno ti si sporca, lo devi mettere a lavare, quindi ne ho presi tre e ovviamente li laverò tutti, magari cercando di tenerne due tipo sempre in uso, uno magari per l'emergenza, non lo so, boh, poi vedremo, dico cose a caso. E da Primark avevano questi qua bellissimi. Io ho detto a Alessia, quando me l'ha fatti vedere nella foto, prendili tutti e due. E venivano, perché poi venivano anche poco, la metà di quello di Chiavi. Questi venivano a 7,50 euro da Primark. Dov'è? Si vede? No? Messo così. 7,50 euro. Ed è uno con, credo sia, non si capisce che animale è, forse un coniglietto, questo col rosa, perché ha le orecchie più lunghe, non lo so. Così, ops, fatto danno, sì. E uno che credo sia con l'orsetto bianco. C'hanno tutto il bordino rifinito, comunque, tipo con le stelline, così. Ho detto per 7,50 euro. Glieli prendo anche perché, cioè, se tanto devo prendere degli asciugamani nuovi, comunque mi vengono a costare lo stesso. Almeno questi qua sono già adatti per i bambini perché hanno l'affare per la testa. E quindi, insomma, questi qua, poi per questo prezzo, diciamo che si può fare, non sono cifre inaccessibili. Poi, allora, poi sempre da Primark, c'ho un sacco di cose qua, c'ho un sacco, non è che sono un sacco di cose, però, allora, altri panni in mussola. Questi venivano 4 euro e ce ne sono 3, economicissimi, vedere i prezzi in giro. E sono fatti uno tutto rosa e due con i pois rosa e il fondo bianco. E, insomma, questi sono 70 per 70 centimetri. E siccome so che servono tanto questi qua perché il cotone è più delicato che c'è, ho detto tra quelli di Chiavi e questi penso che sono a posto. Poi se me ne dovessero servire vedremo. Quindi per questi basta acquisti, cioè ce li abbiamo già. Volo cose. Poi da Primark abbiamo preso anche dei body. Allora, questi per quando è più grande, mi sembra. Non lo so, ragazzo, perché le taglie mi sono spersa. Sì, allora iniziamo da quelli più piccoli. Allora, era un pacco da 3, venivano 4 euro e ce ne sono 3. Ed è, questi erano taglia un mese, quindi sempre per l'inizio. E facendo il conto, per l'inizio ne ho tipo un 5-6. Penso che possono bastare. E come body siamo a posto. Perché tre, almeno tre in ospedale uno se li deve portare minimo, perché poi se vi nasce di notte, la mattina la lavano e quindi ve ne serve uno in più. E comunque qualcuno ci vuole. Ovviamente vorrei evitare di dire a mia madre vammi a lavare il body perché non ho più, e quindi qualcuno in più. Poi anche per quando uno torna a casa, un 5-6 ci vogliono tutti, secondo me. E poi quelli per gli, i giorni dopo, insomma, vediamo. Comunque sto dicendo cose che non so che dico. Allora, questo qui era il pacco da 3, però me ne manca uno. Sentite gli uccellini fuori? Sì, credo che ci siamo. Ok. Allora, venivano uno tutto fucsia. Fucsia, un rosa acceso più che fucsia.
E considerate che ho controllato praticamente tutte le provenienze, ovviamente sono tutti 100% cotone, praticamente sia quelli di Prenatal che costano 9 euro, che questi di Primark che costano 3-4 euro, cioè tipo un euro, nemmeno 1,50 euro a body, vengono dallo stesso posto, dall'India. Cioè, quindi. E il cotone è morbidissimo, cioè veramente morbido. Quindi uno così fucsia, uno bianco con le stelline. Questo qui e uno bianco con il coniglietto così. E quelli che di Chiabi sono un po' risultano leggermente più piccolini, anche se dovrebbe essere la stessa taglia, quindi quelli me li vorrei proprio portare in ospedale per quando proprio nasce. E così le vado mettendo per misura, penso di organizzarmi così e vedere un attimino man mano che va crescendo di sfruttarli. Poi, sempre come body, abbiamo preso questi qui della taglia però più grande, che è un pacco da 7 e veniva 10 euro. Ragazzi, 7 body 10 euro. E sono tutti diversi. Oddio, prendiamo tutti fuori. Facciamo prima. Vabbè, uno è così con le stelline, rosa con le stelline. Uno è con questo disegnino della luna, le stelle, la nuvola. Poi questo qui è fatto con le stelline e le lune. Qui sono taglia 3 mesi, quindi questi molto più avanti li metteremo, però insomma ci serviranno. E poi, aspettate, così metto anche le buste, tanto vi ho fatto vedere i prezzi e vabbè. Primark, cos'è, secondo me per l'inizio si può acquistare. Poi un altro con questa scritta Twinkle, Twinkle, a Mommy's Little Star, disegnata, a Mommy's Little Star, questo qui. Poi questo che è bianco con i pois rosa e grigi, cioè praticamente le tonalità che adoro di più, bianco, rosa e grigio. E poi questo bianco con le righine rosa. E questo rosa con un coniglietto, nuvolette e stelle. Questi qua sono per quando sarà un poco più grande. Quindi per dopo. Poi per l'inizio Alessia mi ha preso sempre dei calzini, cioè penso siano per l'inizio, ma si possono usare finché le vengono, ovviamente, non lo so, perché non mi sembrano proprio microbi come quelli di Prenatal. 2,50 euro, sono tre paia di calzini fatti così. Allora, il primo è così col cuore, poi c'ho questi con le righe e il bordino con i cuoricini, e poi c'è questo tutto cuori e righine, che abbineremo, penso, a questi completini che ha creato la zia, perché lei è un genio in queste cose, perché avevamo visto questi body così, praticamente due body venivano, abbiamo perso l'etichetta, quindi non me lo ricordo più il prezzo, ragazzi. Comunque erano praticamente due pantaloncini, uno fatto così rosa con i cuori così, e uno bianco a pois con i cuori così, che mi sembra venissero tipo 3 euro, una roba del genere, poco comunque. E due body fatti così, un po' più rifiniti, cioè col collettino e la manichetta così. Questi sono anche per quando è più grande, sempre tipo 3 mesi. C'è scritto un mese, ma li abbiamo misurati con gli altri e comunque sono più grandi, quindi questi li possiamo mettere anche dopo. E venivano anche questi poco, cioè mi pare che due body 7 euro e quegli altri, cioè i due pantaloncini 3 euro, boh, comunque pochissimo. Questi qua, troppo belli, stupendi. Ovviamente ne abbineremo magari il body a pois con questo qui rosa e quell'altro, insomma, viceversa. Ci siamo capite. C'è la mia gatta che miagola, perché in tutti i miei video i miei gatti devono miagolare, se no ci potremmo anche preoccupare. E poi le ultime cose, sempre da Primark, perché poi ci sono due pack di body che abbiamo preso da HM. Allora, oddio, non so parlare. Primark ci ha preso, ha fatto degli abbinamenti Alessia, e ha preso due magline, due magliettine. Queste sono per 3 mesi, sì, 0-3 mesi,
Questa qui che panna con i pois rosé grigi, perché sa che li adoro, da abbinare a questo leggings semplice e minuscolo, tra l'altro, grigio. Non si vedrà mai perché poi tra l'altro è attaccata a questo. E poi questo qui rosa con i coniglietti, sempre leggings, minuscolo, già minuscolo, da abbinare a questa magliettina perché c'ha la codina del coniglietto in fucsia, quindi si abbina questa magliettina con la scritta Daddy's Little Sunshine. Stupendo. E venivano pochissimo perché le magliettine 1,75 euro ciascuna. Cioè 1,75 euro, non so se mi spiego. E i leggings tutti e due 3,50 euro. Cioè, due leggings, ragazze, 3,50 euro. Ciao proprio. E poi da prenatal abbiamo preso due body che sono praticamente dovrebbero essere per l'inizio, ma misurandoli ci siamo accorte che da prenatal l'ho detto da HM. E dovrebbero essere per l'inizio, però misurandoli con quelli di prenatal e con quelli di Chiabi risultano un po' più grandi, quindi li metterò in ordine in quel modo. Qui sono totalmente bianchi, incrociati, un cotone stupendo, questo qui Conscious, questo qui, e sono 50 cm, 0 un mese. Ma risultano più grandi, quindi non riesco a capire le marche, come funzionano. E questi venivano 9,99 euro, due. Poi, due per quanto più grande, perché l'abbiamo visto e ci è piaciuto, abbiamo detto vabbè prendilo, tanto comunque. Questi venivano 13 euro, due body, e 56 cm. Sempre di questa linea Conscious, che è un cotone freschissimo. E sono fatti uno così, bianco e azzurro con tutti i pois più piccoli e più grandi, il fiocchettino da notare, e abbottonati tutti così incrociati, e l'altro stupendissimo rosa fatto così con questa lavorazione così, sempre col fiocchino, meraviglioso. Questo qua per quando è più grande. E l'ultima cosa, che praticamente avevo visto da un sacco di tempo, ma non avevano mai la misura alla Kiko. Questa è che è proprio uno sfizio, non è una cosa, diciamo, che te la compri perché ti serve. Abbiamo preso questo completino della Kiko, che è fatto così, con la stellina, è fatto tipo, è come una magliettina un po' più lunga col vola sotto, col suo copripannolino rosa. Amore, questa presa in taglia 3 mesi perché gliela metterò penso ad agosto, settembre, più che altro per fargli le foto. Questa l'ho presa, non me ne fregava niente, è troppo bella. C'ha questa manichetta fatta come il sotto, tipo tullo, non so, morbidissimo, stupenda, l'adoro, l'adoro proprio, troppo bello questo. E questo veniva ovviamente molto più caro perché la Kiko 28 euro, ma non me ne può fregare di meno, ve lo dico proprio chiaro, cioè non me ne può fregare di meno perché non mi interessa. Non mi interessa. E niente ragazzi, questo è tutto l'acquisto e gli acquisti che ho fatto. A body credo di essere proprio a posto sia per l'inizio che anche per il dopo ospedale. Anche per un po' più avanti, anche per quanto riguarda gli accappatoi, le mussole, eccetera. Dovremmo ancora comprare il cappellino per l'ospedale perché ci vuole quando nasce. E i completini per i giorni in ospedale, praticamente credo di averli, perché alcuni ce l'ha mia mamma. Uno mi deve arrivare che l'ho ordinato sul sito di Prenatal. E poi insomma riorganizzerò un po' le idee e vedrò se mi manca qualcosa, perché sono un po' così, devo fare un attimo di mente locale. Se voi pensate che mi manchi qualcosa, ditemelo. Ovviamente poi mancano le cose per l'igiene, cioè tipo vabbè, quei kit con la spugna, il pettinino, eccetera. E, però vabbè, insomma, con calma prenderemo tutto. E niente, per il momento già ho fatto un bello shopping, non mi sembra vero che ho preso già varie cose, quindi per l'ospedale dovremmo essere quasi a posto. Tranne, vabbè, vi dicevo il cappellino, queste cose così, però insomma, si fa presto. E niente, ragazze, vi saluto, vi mando un bacino e ci vediamo alla prossima. Ciao!